da solo all'esterno, che ha fatto l'idea del Palermo, ha visto giocare di voi? Sì, ho visto giocare. Adesso anche nel primo allenamento ho detto le cose proprio del mister. Cercheremo pian piano tramite tutti gli allenamenti di migliorarci per diventare una squadra, riuscire a fare un bel gioco, perché in un campionato di Serie B non è facile. Cercheremo di diventare una squadra tutti insieme per portare a dire alla Serie B. Giglio, CTS e poi Alzamone. Una curiosità, guardandoti nella partita con la nazionale, con l'Under 21, ho visto che hai fatto un ottimo colpo di testa nonostante un cross che non era sicuramente eccellente. Ecco, volevo chiederti quali sono secondo te le tue caratteristiche, come preferisci essere servito e se sei forte sia di piede che di testa, diciamo. Ma preferisco la palla lunga in profondità, perché bisogna tagliare gli spazi sia come i tagli come in profondità, e anche meno male spalle alla porta, me la cavo bene, riesco a difendere bene, far salire un po' la squadra per poi ripartire con gli altri. Ti volevo chiedere, nella tua carriera quali sono stati solitamente i moduli tattici nei quali ti sei espresso meglio? Credo l'anno scorso col 4-3-1-2, infatti penso che anche con mio compagno aveva fatto un ottimo campionato e ho tratto benefici anch'io giocando come secondo punto. Grazie. Senti, c'è qualcosa che ti preoccupa in questa nuova esperienza? Ma niente in particolare, so che qua posso far bene, ho tutto il centro e tutto, so che posso allenarmi al meglio, quindi per ora non c'è niente di più. Calafiore, poco ragazzi. Senti, hai visto i vari attaccanti del Palermo, Hernandez, Lafferty, Dybala, secondo te chi li troveresti meglio in coppia? Penso Hernandez, una punta, ho visto anche che ha cambiato modo nonostante quello che è successo nel mercato, ho visto già domenica stasera che è iniziato ad andare a pressare, così anche lui ha iniziato a muoversi un po' di più, ha capito che vuole rimanere qua e quindi può fare bene anche lui. Senti, se c'è molta concorrenza in attacco, temi questo aspetto? Mi giocherò le mie carte, dopo sarà il mister a decidere, ci sta certo, siamo in tanti, però non ho paura di niente, però le cose mi saranno date. Gazzetta, poi ancora Gatto sta dentro. C'è qualcosa che ti ha colpito arrivando qui stamattina per il primo allenamento? Qualcosa che ti ha colpito positivamente? No, che subito i miei compagni mi hanno accolto bene, mi hanno fatto sentire, mi hanno fatto subito entrare nel gruppo, mi hanno trattato bene, e sono rimasto veramente colpito. Volevo sapere se il mister Cardoso non è il mister che dice di scendere in campo, tu dove saresti pronto? Sì, giocherei subito sia se giocare all'inizio che 5 minuti, che 10, qualsiasi minuto mi farei trovare pronto. Altre domande? Sì, un portafortuna, lo sai, perché insomma Zantani ha detto quando abbiamo preso Biava, abbiamo anche andati in Serie A con Biava, in Europa addirittura con Remo, insomma. Spero di essere anch'io addirittura a conquistare la Serie A con i compagni. Prego, sì. Posso stare solo una volta e passare. Grazie a tutti, grazie a Notizie Reggio Online, tutti in gruppo, a parte i due nazionali Andercovic e Uicani. Più tardi vi comunichiamo l'ora della conferenza del mister di domani, che comunque sarà pomeridiana. Conseguenziamo, abbiamo 28 e 27 aprile, 28 dalla 29 per la domanda del 3.